Stasera discutiamo un tema fondamentale e non fosse altro lo dimostra la grossa partecipazione dei cittadini a questa seduta. Allora, l'impatto che l'opera del Terzo Valico avrà sulla nostra città, sia durante la fase di esecuzione dei lavori, sia quando l'opera sarà terminata e funzionante, sarà enorme. Dobbiamo risalire al 1850, quando la resa ferrovia Torino-Genova arrivò a Novi Ligure per trovare l'altro evento che cambia radicalmente volto e storia della nostra città. Ora Novi si trova di fronte a un nuovo momento epocale. Così come nel 1850 il re non chiese ai novesi se volevano la ferrovia, così oggi la legge obiettivo non ci chiede un assenso su questa grande opera. Ciò non ci toglie però il diritto di esprimere le nostre osservazioni e considerazioni. Oggi una mozione presentata da Unità per Novi chiede nuovamente a questo Consiglio un parere su questo progetto, un parere che, ricordiamolo, non sarà vincolante per chi sta lavorando per realizzarlo. Non è semplice esprimere un parere su questa opera complessa, almeno non lo è per me. Quando mi trovo davanti a un problema di questo genere, cerco di trasformarlo in sottoproblemi più semplici. Così la domanda che oggi ci pone la mozione la divido in altre tre domande. La prima, se l'opera sia utile di per sé. La seconda, se l'opera sia utile oggi. La terza, se l'opera sia utile a Novi. Alla prima domanda io rispondo sì. Non ho alcun dubbio sul fatto che il trasporto su ferro sia migliore del trasporto su gomma, così come il trasporto via mare è migliore del trasporto via terra, comandanti vari permettendo. Io credo che chi dice che senza una rete efficiente e veloce di collegamenti ferroviari rischiamo di restare ai margini dell'Europa dica la verità. Credo che si stia giocando sul tema del trasporto ferroviario una partita importante per lo sviluppo futuro del nostro paese e, come è ovvio, c'è anche chi spera che l'Italia resti fuori da questa partita. Io credo che sia giusto dire che le grandi opere portano lavoro e il lavoro porta benessere. Penso che un forte investimento pubblico sulle infrastrutture del paese sia un investimento sul futuro e un investimento sul lavoro. Io vorrei lasciare ai miei figli un paese in cui ci si sposta più velocemente, senza inquinare troppo, senza spendere troppo, perché significa che si spostano più e non solo i più facoltosi, in cui le merci viaggiano e magari durante il tragitto vengono anche lavorate, prendono valore. Se analizziamo storicamente i grandi investimenti, le grandi infrastrutture che nel secolo scorso hanno permesso di creare la rete di trasporto nel nostro paese, nessuno può riuscire a sostenere che quegli investimenti siano stati un danno al paese. Sto pensando alle autostrade e alle ferrovie. Per quanto detto, per i riflessi che hanno sulle persone e sul lavoro, io credo che una persona che sta a sinistra non possa avere grandi dubbi sul sostenere le grandi opere per l'impatto generale positivo che esse hanno avuto e risolutivamente avranno sulla società. Alla seconda domanda la risposta non è così netta. Il nostro paese sta attraversando un momento economico e storico difficilissimo. Alla crisi economica si associa un rapporto giunto al minimo livello tra i cittadini e i loro rappresentanti. Non c'è fiducia nei politici e nelle loro scelte. Nel momento in cui è necessario chiedere sacrifici ai cittadini, occorrerebbe avere una classe dirigente che goda di fiducia e oggi non è così. Questo è un problema grave quanto la crisi economica e occupazionale che il paese sta attraversando. È oggi il momento giusto per investire una cifra enorme in una linea ferroviaria. Quale altre priorità ci sono oggi in Italia? Citandone una per tutte, non sarebbe forse più utile mettere mano con le stesse risorse al dissesto idrogeologico del paese? Se mi chiamassi Mario Monti, probabilmente direi che oggi il paese ha altre urgenze. Ma sono solo un consigliere comunale di Novi Ligure e queste scelte non competono a me. La terza domanda, il Terzo Valico è utile a noi? Quest'opera inciderà pesantemente sulla nostra città. Il basso pieve sarà stravolto e se in fase di progettazione esecutiva non si terrà conto delle osservazioni del nostro comune e si procederà alla realizzazione dello shunt, la situazione sarà ancora più pesante. L'impatto sarà totalmente negativo. Non ho la sfera di cristallo, non ce l'ha nessuno. Nessuno oggi è in grado di, con certezza, di fare il conto dei pro e dei contro e rispondere a questa domanda. Ma credo che si possa e si debba lavorare per aumentare i fattori positivi e diminuire quelli negativi. Se il nostro comune nel 2005 avesse detto semplicemente no al progetto o semplicemente sì, probabilmente assisteremmo come spettatori a questa opera. La posizione espressa allora da questa amministrazione fu una posizione che evidenziò molte criticità che oggi condivido fino in fondo. È stato fatto uno studio approfondito del progetto e sono state presentate proposte che mirano a mitigare l'impatto dell'opera. Altri comuni non hanno voluto o potuto fare uno sforzo simile e ora rischiano di assistere muti al passaggio della linea. Noi abbiamo presentato un lavoro serio che non è stato possibile ignorare. Il gruppo di lavoro che si costituì 7 anni fa e che oggi deve continuare a lavorare analizzò il progetto e fece delle proposte serie e motivate.
quel lavoro dimostrò la serietà che questa amministrazione dedicò al problema. Quell'atteggiamento ci mette in condizione di portare avanti un lavoro fondamentale che dovrà impegnarci, noi e chi verrà dopo di noi in questa sala, in una costante opera di monitoraggio. Sarebbe tutto più facile se non avessimo un po' di diffidenza nel nostro paese. Abbiamo visto in passato grandi opere che si sono trasformate in cattedrali nel deserto. Se il lavoro di realizzazione non si accompagnerà a un lavoro di potenziamento del porto di Genova, un'azione forte a limitare il trasporto su gomma, il rischio c'è. Abbiamo visto in passato opere che durante la realizzazione hanno visto lievitare enormemente i costi. Abbiamo visto opere minate alle basi delle infiltrazioni e della criminalità organizzata. Questi timori ci sono eccome. Ma non possiamo ridurci a pensare di vivere in un cattivo paese in cui è meglio non fare nulla. Se perdiamo fiducia nelle nostre istituzioni, perdiamo tutto. È anche vero però che le istituzioni fanno di tutto spesso per farcela perdere. Ma non possiamo rassegnarci, consegnare il paese alla cattiva politica, al malaffare. Veniamo ora alla mozione. Che cosa significa votare sì, che cosa significa votare no? In queste ultime settimane gli amici di Unità per Novi hanno avviato un lavoro che innegabilmente è un grande merito, l'aver portato all'attenzione della città il tema del terzo valico. È importante che i cittadini sappiano, è importante che i cittadini siano consapevoli. È evidente come di fianco a questa ora di informazioni ci sia un'azione di propaganda, ma credo che i cittadini siano abbastanza abili da saper distinguere. Sarebbe utile che il soggetto promotore dell'opera attivasse sul territorio degli sportelli di ascolto informazioni verso i cittadini. Se non lo fa il Cocico, chi per lui, potrebbe pensarci il nostro comune. Torniamo alla mozione. Molte delle argomentazioni e delle preoccupazioni evidenziate nella mozione sono pienamente condivisibili. Prima fra tutte le preoccupazioni per l'amianto, sostanza che già tanti danni ha fatto nella nostra provincia. Ma io dietro questa mozione vedo un'azione politica che, seppur legittima, non condivido. Il tentativo è quello di alzare la bandiera no TAV e di voler associare tutti quelli che non si schierano con la mozione sotto la bandiera sì TAV. Io non mi presto a questo gioco. Può essere comodo fare le anime belle, dire in giro sono contro, ma questo non giova alla città. Questa mozione porta in consiglio i giochi della politica, delle segreterie dei partiti, di tutti, del mio, i movimenti di posizionamento dei partiti di cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative. Non sono certo io a scandalizzarmi da questo fatto, su come è fatta e come va la politica, ma voglio ricordare che siamo qui in rappresentanza dei cittadini e non dei nostri partiti. Se da questo consiglio uscisse un voto favorevole alla mozione, potrebbe vanificare il lavoro fin qui fatto per cercare di ridurre l'impatto dell'opera e governare il processo. Per questo voterò no. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere Vignoli.